Buonasera mister. Buonasera. Buonasera. Allora, grande, diciamo, 25 minuti, poi il secondo tempo, abbiamo sentito più volte, la Roma va giù. L'analisi che ha fatto Miano, ci voglio dire, ha detto, sono entrato nel spogliatoio, ho detto ai miei giocatori, la Roma è prevedibile, nel secondo tempo si allungherà, quindi abbiamo la possibilità di recuperare il risultato. C'è un allenatore quindi che già aveva previsto come sarebbe andata la Roma, insomma come sarebbe andata la partita. Sono detto che cosa dipende, anche una vittoria in 10 partite e qualcosa stanno inquadrando. Ieri ha parlato di click, questo click non è scattato. No, non è venuto, era possibile, era il scenario quasi perfetto per averlo questo click, essere di nuovo in vantaggio, soffrire perché abbiamo sofferto il secondo tempo e vincere lo stesso, ma non siamo stati in grado perché nel secondo tempo, come ho detto, non c'è niente da salvare, né tatticamente, né fisicamente, né tecnicamente. Con giocatori di questa qualità fare un secondo tempo così brutto non va bene per niente. Io sono arrabbiato perché il primo tempo era buono, meritavamo di vincere la partita sul primo tempo, ma meritavamo di perderla sul secondo tempo. Dico, meno male che almeno i giocatori hanno dato tutto quello che potevano dare nel secondo tempo, sennò avremmo perso il secondo tempo. Certo, yes. Buonasera. Buonasera. E auguri. Grazie a voi. Senta, dal punto di vista di un allenatore, non è preoccupante vedere un primo tempo, i primi 20 minuti in particolare, dove si vede una squadra aggressiva, quindi un'idea di gioco con un manico, sì, e un secondo tempo dove tatticamente, tecnicamente e fisicamente non c'era, quindi sembrava senza manico. Un allenatore si interroga, come la vede? C'era un manico. Una guida. Una guida. Una guida di pensiero? Anche. Di pensiero e anche poi pratica. Sì. Un manico, no? Un tempo. Una guida tecnica. Sì. Vuol dire io? Sì, no, non lo so, non la conosco questa parola. Il manico è l'allenatore in sostanza. No? Ah, okay. Io ho spinto bordocampo, ovviamente, e non volevo vedere la mia squadra nel secondo tempo come è stata. Tatticamente i difensori sono andati troppo indietro, gli attaccanti erano davanti e i centrocampisti hanno corso nel vuoto nel secondo tempo. Fisicamente, ovviamente l'ho detto, abbiamo trovato dei giocatori stanchi, anche alcuni che non avevano giocato 3 giorni fa, e tecnicamente ovviamente per i giocatori di questa qualità sbagliare tanti passaggi come l'abbiamo fatto non è ammissibile e va migliorato, va cambiato. Ovviamente la fortuna nostra che abbiamo una settimana prima di Verona per lavorare, domani ovviamente ci sarà da parlare e da rivedere questa partita in video e soprattutto di migliorare nel futuro. Parlevo di click psicologico, mentale, sul fatto di imparare a soffrire ma senza aver paura e essendo ancora più determinati, e questo ci è mancato un po' questa sera. Peccato, perché veramente il primo tempo abbiamo iniziato benissimo questa gara, potevamo anche avere un gol di più all'intervallo, ma non è bastato, perché una partita di Serie A si gioca due tempi e non solo uno. Mister, buonasera. Buonasera. La sensazione è che la squadra abbia perso tantissimo con l'uscita di Manolas, quindi le volevo chiedere, il miglior difensore, insomma, anche a detta sua, le volevo chiedere da che cosa è dipesa appunto questa uscita di Manolas, il cambio, e se nel mercato di riparazione arriveranno dei giocatori nel reparto difensivo, che a mio avviso è il reparto che ha più bisogno di ritocchi. Ma Costa aveva un fastidio al flessore, era meglio lasciarlo nello spogliatoio per non rischiare, ma per me non è un problema. Non c'è niente da salvare nel secondo tempo, niente, non è il problema di un giocatore che esce e che ti cambia così l'atteggiamento di una squadra. E sul mercato? No, vedremo questa cosa stasera, io ho altri problemi da regolare, da sistemare, ovviamente la squadra va mostrata le cose che sono state bene, ma soprattutto le cose che sono state male stasera. Aspri, ultimo.
Commissario. Buonasera. Spero di non farlo arrabbiare, però sarò diretto. Sono già arrabbiato, ok. Allora siamo a buon punto. Quando si ascolta Garzia, si ha sempre la sensazione che il domani sia migliore, che si possa recuperare, si possa risalire, si possa migliorare. Siamo tutti lupacchiotti veraci, tutti lupi famelici. In realtà la Roma crolla sempre più, e non soltanto in classifica, ma proprio nella qualità del gioco, nella mentalità. Allora le domande in maniera molto diretta, ma lei non sente il dovere di fare una mea culpa, di dire io sto commettendo degli errori, i miei errori sono questi? Io non ho mai sentito dire io sto sbagliando questo. A volte dice sbaglia un giocatore piuttosto che un altro, ma io non ho mai sentito Garzia dire ho sbagliato, sbaglio e commetto errori. Grazie. Ma lei ascolta male allora, perché io le mie responsabilità me le prendo. E se ho un consiglio da dargli è nella sua vita meglio essere positivo per il futuro, perché uno che è negativo non va da nessuna parte.